Benvenuti da Effetti Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito FTAonline.com. Abbiamo i mercati che sono sostanzialmente stabili, come vedete sul grafico dell'indice FTSE MIB giornaliero. Si può notare che la candela relativa alla seduta odierna, l'ultima candela visibile sul grafico, è compresa come le tre precedenti all'interno di quella ribassista del 19 di gennaio, quindi sono 4 giorni che ci muoviamo nell'ambito di quella candela. Classica situazione inside, questo tipo di situazione può essere allo stesso modo una fase di accumulo per un nuovo movimento rialzista. Avevamo visto qui nella seconda parte del mese di dicembre un movimento laterale che poi era sfociato in una bella accelerazione rialzista, ma al tempo stesso può essere anche la costruzione di una fase di distribuzione, come avevamo visto tra novembre e inizio dicembre, dove dopo la fase laterale si era prodotta una discesa. A dirci quali saranno le intenzioni del mercato sarà la fuoriuscita da questo intervallo, sostanzialmente sotto area 25.500 ci sarebbero 6-700 punti di probabile ribasso, sopra area 26.000, invece target a 26.500, dove abbiamo il 78,6% retracement del ribasso dai massimi di gennaio dello scorso anno. Ovviamente le cose non cambiano se andiamo a guardare il DAX, anche qui c'è da segnalare che rimaniamo compresi all'interno dell'intervallo già percorso nelle ultime sedute, a partire da quella del 19 di gennaio, e anche qui sarà la fuoriuscita da questo intervallo a fornire indicazioni su che cosa vogliono fare i prezzi. Sotto area 14, 8 e 70 ci sarebbe il rischio di tornare almeno fino in area 14, 5 e 70, 5,80, a toccare i massimi di fine novembre, che sono già stati messi alle prove più volte a dicembre. Sopra invece area 15,330, dove abbiamo il 78,6% retracement del ribasso dai massimi di gennaio 2022, ci sarebbe spazio per salire verso i 16.000 punti. Uno sguardo rapido anche all'Eurostoxx 50 ci fa vedere che i prezzi sono sul 78,6% retracement del ribasso dai massimi di novembre 2021. Questa resistenza si posiziona intorno ai 4.160-70 punti. Solo una chiusura di seduta oltre quei livelli permetterebbe di sperare in un test almeno di 4.300. Sotto 4.080-4.090, anche in questo caso la situazione si sbloccherebbe invece in favore del ribasso, con target fino in area 4.000 almeno. Passiamo al mercato americano. Vedete l'S&P 500 che sta faticando nella lotta contro le due resistenze chiave in questo momento: la linea di tendenza ribassista che parte dai massimi di gennaio 2021 e che passa intorno ai 4.030 punti. Sui stessi livelli troviamo anche questa linea tracciata dal massimo di fine ottobre, che è la parallela alla linea che unisce i minimi di inizio novembre e di fine dicembre. Questa ultima è la neckline del testaspalle ribassista che si è disegnata a partire dal massimo di fine ottobre. Fino a che questa linea parallela conterrà i prezzi, il testaspalle risulterà credibile, perché le due spalle sono appunto allineate su questa sorta di canale. Con il superamento invece di area 4025-4030, il testaspalle diventerebbe meno credibile e sarebbe invece probabile un ritorno in area 4200. Il testaspalle verrebbe confermato solo al di sotto di area 3008, con target in quel caso sui 3500 punti. Infine uno sguardo al petrolio: anche il petrolio è ingessato ormai da molte sedute sugli stessi livelli. Qui stiamo guardando il grafico del crude oil. C'è un potenziale testaspalle rialzista che si è disegnato dal minimo del 28 di novembre. La neckline del testaspalle in questo momento transita intorno agli 80 dollari e 50, quindi esattamente dove ci troviamo adesso con i prezzi.
Negli ultimi giorni c'era stato un tentativo di rottura che però non è mai andato in porto perché le quotazioni si sono alla fine fermate sul 38,2% di retracement del ribasso dal massimo di fine luglio, fino a che questa resistenza che si posiziona intorno agli 88 scusate, 82 dollari e 30 non ci sarà, non verrà superata, non ci sarà un segnale in favore del proseguimento in rialzo. Oltre quei livelli verrebbe completato il test a spalle che ha un'ampiezza di circa 10 dollari, quindi sarebbe possibile ipotizzare movimenti fino in area 90 almeno. Oggi ci occupiamo di un paio di titoli del mercato italiano che sono particolarmente interessanti. Per quello che riguarda invece il video riservato agli utenti Patreon, andremo a guardare tra i titoli del mercato americano Boeing, FedEx e Microsoft. Iniziamo quindi parlando di Amplifon, che è in rialzo dello 0,6% circa, 26 euro e 0,5. Siamo in una situazione potenzialmente interessante perché i prezzi stanno cercando di rimbalzare dopo l'accelerazione ribassista che abbiamo visto in avvio di settimana, che come vedete ci aveva portato a testare in area 25,50 il 61,8% di retracement del rialzo dai minimi di metà ottobre. È vero che nella seduta del 20 di gennaio siamo scesi anche al di sotto di quel supporto, però come vedete tutte le chiusure, sia quella del 20 di gennaio, ma anche quella di lunedì e di martedì, e i prezzi odierni lo confermano, si posizionano al di sopra del supporto critico di area 25,50. Quindi per adesso il supporto ha tenuto, oggi si sta realizzando un rimbalzo. Questa fase disegnata a partire dal massimo di novembre sembrerebbe essere un flag, quindi una figura di correzione. Il flag è una figura caratterizzata dal movimento all'interno di due linee parallele con inclinazione contraria rispetto a quella della tendenza precedente. Quindi abbiamo visto un rialzo dai minimi d'ottobre, massimo il 14 novembre, figura potenzialmente di continuazione, appunto questo flag. Se dovesse esserci il superamento di area 28,55, avrebbe inviato un segnale di forza molto interessante e i prezzi potrebbero proseguire nella fase del rialzo. Vi faccio notare che qui tra settembre e novembre si è disegnato già un test a spalle rialzista. La prima spalla era il minimo del 21 di settembre, la seconda spalla il minimo del 3 di novembre, la rottura del neckline era avvenuta l'8 di novembre e il target del test a spalle, calcolato proiettandone l'ampiezza dal punto di rottura, si colloca intorno ai 30,50 euro, quindi alla rottura del lato alto del flag, oltre area 28,50, 28,60, il primo target sarebbe intorno all'area 30,50. Per quello che riguarda invece Buzzi, abbiamo visto una bella scalata nelle ultime settimane, a partire dai minimi del 29 di settembre, che erano stati toccati a 14,08, e questa scalata, questa mattina siamo a 19,75 euro circa, ci ha portato in prossimità del 61,8% di retracement del ribasso dai massimi di maggio del 2021. La resistenza in particolare si colloca a 20,40 euro, sopra quei livelli ci sarebbe uno spazio di crescita ulteriore abbastanza interessante, possibile la ricopertura del gap ribassista del 9 di settembre 2021 col lato alto a 21,64 euro. Ovviamente nel breve, per avere una indicazione di forza, sarà necessario il superamento del massimo del 18 di gennaio a 19,86. Vedete che nella seduta del 20 era comparsa questa candela Hanging Man, quindi potenzialmente negativa, però nelle se due sedute successive, e la cosa si sta confermando anche oggi, visto che siamo a 19,75, il minimo della candela Hanging Man è stato violato in intraday, ma non in chiusura. Quindi solo una chiusura di seduta sotto area 19,40 sarebbe da considerare preoccupante. In quel caso c'è il rischio di tornare verso 18 euro.
Vi ringrazio l'attenzione, vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Vi ricordo come sempre, se vi è piaciuto il video, di lasciare un like e eventualmente di iscrivervi al canale.